Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Da Volvirgo per seguire gli ultimi due minuti e poco più di partita tra Juventus e Atalanta. Ad ora sul punteggio di 1-1 dopo il gol nel primo tempo di Federico Chiesa, bellissimo, e l'altrettanto bellissimo gol di Remo Freuler all'inizio secondo tempo per l'Atalanta. Una partita ricca di errori, soprattutto da parte di Juventina. Gli attaccanti oggi purtroppo, Morata e Ronaldo, devo dire che sono stati molto irritanti, con un rigore clamorosamente sbagliato da Ronaldo. Ma soprattutto in evidenza sono stati i portieri, perché Szczęsny e Gollini sono stati veramente top portieri. Intanto Dybala in avanti, diciamo, un lancio, ma la palla è andata fuori. Veramente portieri eccezionali, perché Gollini ha fatto un'ottima parata su Morata dopo un tiro ravvicinato. Szczęsny, anche lui, ottima parata su un colpo di testa di Romero e anche su un tiro dalla distanza del Papu Gomez. Papu Gomez comunque si è dimostrato molto importante per questa Atalanta, al di là delle vicende extracampo. È una partita comunque molto divertente, che ha messo soprattutto in luce le problematiche un po' di tutte le squadre, soprattutto la Juve, ripeto, perché comunque la Juventus si è dimostrata tignosa. Però troppo poco dentro la partita. Troppo poco dentro la partita, perché alla fine è andato in vantaggio con un gol un Eurogol del suo numero 22, quindi per una giocata individuale. Due punte che nel secondo tempo non hanno saputo minimamente tenere alta la squadra. Un Ronaldo veramente indolente, ha sbagliato veramente anche i passaggi più elementari. Una Juve che ha saputo soffrire, un Atalanta che si è comunque confermata una grande squadra. Al di là delle assenze, il nucleo della squadra è comunque composto, giocatori che giocano insieme da anni, vedi Jim City, vedi Palomino, vedi Atebor, vedi Gosens, vedi Froler, vedi De Ron, e che comunque, ovviamente anche Zapata e tutti quanti, che bellissimi interventi di Bonucci, palla in calcio d'angolo, probabile ultima occasione per Atalanta. Dicevo, un Atalanta veramente convincente, una Juve che sta crescendo, che si sta formando, però ripeto, in parte in calcio di Gomez stacca Bentancur veramente eccezionale, finisce la partita, fischio va in dovere, 1-1 tra Juventus e Atalanta. Un Bentancur per la prima volta in stagione convincentissimo, una Juve anche sfortunata a livello di infortuni, perché Arthur è stato chiuso in sandwich e è stato costretto ad uscire, quindi è entrato Rabiot, il fisico del centrocampo è cambiata. Una cosa però volevo dire, alcuni interventi, perché io, come Romero non sia stato cacciato, come De Ron non sia stato cacciato dopo la scivolata su Cuadrado, è stato improponibile, perché comunque Chiesa è stato espulso a Crotone per un intervento molto 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 meno cattivo e meno rude, e sono già di alcune partite che generalmente parlano in Serie A, questi contatti li si lascia veramente andare via. Allora, venga preso un'uniformità a giudizio. Allora, a livello generale io dico d'accordo, il fallo di De Ron non era l'espulsione, ma e anche perché era il primo o il secondo, ma tu mente a piede a martello su un giocatore che è lanciato. Se il giocatore troppo gli si pianta al piede, gli spezza la caviglia. Allora, secondo me l'intervento comunque di De Ron a livello di regolamento come intervento era comunque d'espulsione, perché tu non puoi intervenire con un avversario in corsa a piede a martello, prima cosa, perché comunque, ripeto, o il primo o il ventesimo o il cinquantesimo fallo, ok. Romero ha rischiato più volte l'espulsione, ok, anche il secondo tempo due interventi su Morata, il primo anche su Arthur quando si è infortunato, mi puoi intervenire con Arthur che è in possesso del pallone, mi intervieni a gamba alta sulla caviglia? Allora ragazzi, hanno picchiato come i Fabbri. Noi per fortuna per la prima volta abbiamo saputo tenere testa a queste botte, perché di solito gli altri anni ci uccellavano tutti quanti. Però voglio dire, è ammissibile una roba del genere? È ammissibile, al di là che la partita è stata molto bella, il risultato secondo me è stato anche meritato, l'1-1, perché nella Juve e nell'Atalanta avrebbero meritato secondo me la vittoria. Quindi gol di Ronaldo sbagliato, vabbè, ok, Ronaldo ha pippato, però benissimo, tranquillamente ci può stare il pareggio,
Dopotutto ha preso contro Atalanta, non contro la Sverona, o magari contro il Crotone, o magari contro il Benevento, ecco. Però, voglio dire, non si può intervenire così, non si può intervenire così. Poi infatti anche Morata si è innervosito, è stato anche ammonito, stava ricascando nelle provocazioni. Insomma, se, valuto più stupido, no, fischiare un rigore per una mano che magari sta così piuttosto che così, piuttosto che non espellere un giocatore, un intervento del genere, perché tu lì devi cacciare il rosso diretto, fallo da dietro a a piede a martello, punto, lì sei d'espulsione, ok? Secondo me, ovviamente. Per il resto, che dire? Juventus discretina, attacco inesistente, Atalanta ottima squadra, a Gym City anche veramente tanto tanto tanto, Palomino anche tanto 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 tanto, Romero secondo me meno di Gose, di De Ron, ma anche lui ha rischiato di prendere la via degli spogliatoi. Ovviamente se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, se vi piace e condividete, attivate la campanella grigia notifiche, perché soltanto in questo modo riuscite ad essere aggiornati sui video che pubblico. Iscrivetevi sui miei social e vi chiedo un piacere, io entro il 31 dicembre vorrei arrivare a 500 iscritti, ergo iscrivetevi, perché veramente per me fareste un grande lavoro, nel senso, per voi è un piccolo lavoro che basta un click, per me è una grande soddisfazione. Ci vediamo al prossimo video e un abbraccione, ciao.